Ciao a tutti e benvenuti. Allora, oggi è un video tag. Sono stata taggata da Marina, la Marina Real Show. Ciao Marina, un bacio. E lo faccio volentieri questo tag perché comunque l'ho trovato molto interessante. Comunque, appunti alla mano perché altrimenti non mi ricordo tutto e partiamo con le 50 domande. Sono dei gemelli. Ho fatto una scuola di design. Questo l'ho fatto io. Per andare a scuola nelle medie facevo chilometri in bicicletta e a volte anche a piedi. Da piccola picchiavo i maschi. Sui 5-6 anni mi succedevano cose strane intorno a me, cose che non mi so spiegare ancora adesso, cose un po' sul paranormale. Ho due sorelle, ho due figli. Ho imparato a nuotare a 26 anni. A 17 anni guidavo la macchina senza patente, a 17 anni ho subito un'aggressione, a 17 anni quello che mi ha fatto questa aggressione mi ha fatto anche dello stalking e a 17 anni l'ho messo sotto con la macchina senza patente, la macchina di un mio amico e mi si è piazzato davanti come una sfida, come per dire adesso, e adesso ho accelerato, l'ho preso sotto. A 15 anni sparavo col fucile da caccia. Sono amica di una regista molto importante di teatro. Ciao Federica, un bacio. Sono maniaca della forma fisica, sono istruttore di fitness, anche se adesso non insegno più. Sono sempre stata una leader. Ho organizzato diverse sfilate di moda a livello importante. Ne capisco di alimentazione, organizzo eventi ancora tuttora, anche per la mia palestra, eventi molto importanti. Ho fatto parte di un corpo di ballo di funky e anche uno di burlesque. Ho un negozio online su Amazon. Ho un carattere solare, ma a volte divento antipatica. Leggo dentro le persone, quindi guardando una persona quando è di fronte a me posso capire il presente, il passato e anche il futuro. Purtroppo. Sono testarda e a volte sono anche molto ingenua perché credo nelle persone. Pretendo molto da me stessa. Non ammetto sconfitte. Voglio sempre vincere. Non so se è un male o un bene. Sono un giudice di un tribunale penale. Il mio papà è stato, perché ora non c'è più, il dializzato più longevo d'Italia. Ho creato dei gioielli per un'associazione di cultura, che non voglio fare il nome, dove veniva premiato la donna che si era contraddistinta nell'anno, nel spettacolo e nella cultura. Quindi ho disegnato anche dei gioielli per donne importanti, sia a livello letterario sia a livello teatrale. Una persona vicino a me ha eseguito la collana di Lady Di, tutta tempestata di diamanti, quella lì di Lady Diana. Sì, l'ho vista, l'ho toccata. Su YouTube ho conosciuto un'amica molto importante, comincia con la L, il suo nome con la L. Ciao L, non ho paura delle telecamere. Avevo un Harley che guidavo, una figata andare in giro con la moto, con l'Harley. Che bello, l'ho venduta, non ce l'ho più. Con la mia amica dietro. Ma sai com'era bello? Per un certo periodo ho avuto paura del vuoto, quindi non potevo salire su un palazzo molto alto o guardare giù, oppure guardare giù da un dirupo, mi veniva l'angoscia. Adesso mi è passato, per fortuna. O dall'aereo, guardare dal finestrino. No. Adesso mi è passato. Mi piacciono i thriller. Mi piace recitare. Odio stendere i panni. Odio lavarmi le mani. Al mattino appena alzata. È una cosa che odio. Sono una ribelle, lo sono sempre stata. Da giovane ho fatto molto autostop con le mie amiche. Ora non si può più. A 19 anni ho vinto molte gare di liscio. Spaventavo mia figlia quando tornava a casa la sera, che magari andava in qualche festa. Io mi nascondevo sotto il letto, dentro il mobile. E lei arrivava tutta tranquilla casa al buio per non svegliarci, e poi invece ero sotto il letto, dentro l'armadio, appunto, la spaventare. Mia figlia mi stava spruzzando lo spray al peperoncino.
per uno dei miei scherzi, credeva che fosse un ladro. Qualche anno fa, sì, qualche anno fa, odiavo cucinare. Ora faccio tutte ricette di cucina. So lavorare a uncinetto. So dipingere. So lavorare a ferri. So fare il decoupage. E con questo ho concluso. Vi lascio il link di Marina, Marina Relqua, la mia amica. Ciao Marina, grazie di questo tag, di questo bellissimo tag. Purtroppo non so chi l'ha ideato, perché altrimenti l'avrei detto. Casomai se lo trovo lo scrivo. Adesso vado a cercare un po' così. Spero di avervi fatto compagnia. Se avete qualche altra domanda da farmi, da approfondire su quelle che vi ho detto, queste, se volete approfondire qualcosa, basta che me lo scrivete qua sotto. Mi raccomando, un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. E con questo è tutto. Ciao 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 ciao.